Questi bambini davvero eroici hanno offerto sacrifici davvero, ecco, molto forti per la loro età, per la loro innocenza, pur di ottenere la conversione dei peccatori e la pace sospirata in un periodo, ecco, in cui l'Europa era travolta da una guerra, ecco, micidiale, disastrosa. Maria ci ricorda, ecco, la necessità della preghiera. Recitate il rosario ogni giorno. Ecco, ci chiede la conversione dei costumi, abbandonare il peccato, perseverare nella grazia di Dio, e ci chiede la preghiera e i sacrifici per la conversione dei peccatori. Ringraziamo questa mamma che in tempi difficili della Chiesa, ecco, appare sempre per ricordarci il Vangelo, per additarci il messaggio del Vangelo. Non ci dice nulla di nuovo, ma ci richiama ciò che noi rischiamo di dimenticare, e la sua sollecitudine materna si, ecco, manifesta in modo singolare in queste apparizioni, e direi in quella di Fatima in modo particolare. Fatima, che è diventata un luogo di pellegrinaggi a livello mondiale, dove, ecco, il popolo di Dio si raduna per la preghiera e per accogliere questo messaggio di Maria, che ancora oggi possiamo accogliere questo messaggio, che non è un messaggio datato, ecco, passato di moda o che riguarda i tempi che furono, ma un messaggio quanto mai attuale, perché oggi l'umanità ha tanto bisogno di conversione, ecco, ha bisogno di ritornare a Dio, ha bisogno, ecco, di una svolta, di un cambiamento radicale che solo attraverso la preghiera, la penitenza e il ritorno al Vangelo possiamo ottenere. Sia lodato Gesù Cristo.